Buonasera, nuovo appuntamento con Adesso Basta, un programma di approfondimento a cura di Luigi Alfano che è qui con me come sempre, ospite fisso. Questa sera parleremo in maniera approfondita, avvocato, di un tema che riguarda davvero le città grandi, ecco, al di là dei tabù, al di là dei provincialismi, al di là dei moralismi, la prostituzione minorile è un fenomeno sempre più dilagante, o meglio, oggi alla ribalta grazie alla cronaca, ma in realtà un fenomeno sempre più radicato nelle grandi città, e Napoli non è esente. Se la regia è pronta, io partirei con la scheda per ascoltare quelli che sono i dati e quello che riguarda il fenomeno a Napoli. Bambini e bambine di 13 anni, forse anche più giovani, che si prostituiscono per le strade e i cinema di Napoli. Un tema quanto mai scabroso eppure reale. Le immagini e le storie raccontate non sono certo facili. Anche Napoli è tristemente nota per la prostituzione minorile. Ma a differenza di quello che accadeva a Roma, dove le ragazzine si prostituivano ai parioli, qui ragazzini e ragazzine si prostituiscono per le strade. Dipende dalle famiglie, sono loro che li mettono sulla strada. Qualcuno proviene dai Rom del campo di Gianturco, una bidonville nella zona orientale della città. Qualcun altro lo fa di nascosto, ma in generale sono le famiglie a mandarli. Ma perché proprio Napoli? Napoli è diventata una meta allettante per questi traffici, perché è facile ottenere documenti falsi tramite le organizzazioni criminali o anche attraverso laboratori clandestini del centro città o della zona flegrea. Inoltre i controlli sono pochissimi e c'è molta tolleranza. Da un lato ci sono dunque delle famiglie disposte a vendere i figli per far soldi, dall'altro i clienti che non si preoccupano troppo di rovinare la vita di un bambino. Già, perché l'offerta non ci sarebbe se non ci fosse mercato, così come il mercato pare anche incoraggiato da chi non vuol vedere. È il caso dei cinema porno, dove le immagini mostrano alcuni adolescenti alla ricerca di clienti, dove qualcuno non si sarà fatto troppe domande. Sono qui dalle 9 del mattino, racconta il presidente della quarta municipalità Armando Coppola. Spesso incrociano i bambini che vanno a scuola al centro direzionale. Questa vergogna è sotto gli occhi di tutti. Se parcheggi l'auto da queste parti, sei costretto a scendere su un tappeto di preservativi usati e fazzoletti. Veramente impietosa anche le immagini registrate alla fine del corso meridionale. Da una parte ci sono i bambini che giocano con le famiglie, dall'altra bambini invisibili cui è stata rubata l'infanzia. Tante le ragazzine che si offrono a tutte le ore del giorno e della notte. Succede nella piazza della stazione centrale, dove dalle 8 di sera in poi, lungo il perimetro del cantiere della ferrovia, si svolge il souk del sesso e c'è la fila di auto in attesa per alcune ragazze. In strada ci finiscono ragazzine tra 15, 16, 17 anni, quasi sempre straniere, rumene, rom, a volte bulgare o nordafricane. Le postazioni sono quasi sempre le stesse. Per gli uomini spesso i clienti sono abituali. Sulla strada ci sono per lo più adolescenti, maschi e donne. Offrono prestazioni sessuali a prezzi bassi. I ragazzi si riconoscono più facilmente, mentre le ragazzine si truccano molto e si vestono in modo da attirare i clienti, quindi sembrano più grandi. Sono quasi sempre ragazze dell'est, nigeriane, quasi sempre vittime di tratta, entrate in Italia con dei sogni e buttate per strada con violenze e ricatti. I ragazzi sono per lo più rom, bulgari e partono dai 13 anni in su. Molto spesso si prostituiscono nei cinema a luci rosse, dove per entrare esibiscono documenti falsi. Eccoci tornati in studio. Avvocato, allora è un fenomeno sempre più dilagante, pezzi di immagini, molto sono rubate perché naturalmente si tratta di ragazze e ragazzini minorenni, però a Napoli è così. Certo, lei il servizio ci ha descritto e narrato uno spettacolo allarmante. I dati dell'osservatorio sull'infanzia e sull'adolescenza negli ultimi anni, in particolar modo quelli di quest'anno, dell'anno 2013, gridano vendette e stridono, in quanto sono notevolmente aumentati i casi di prostituzione minorile, dove molto spesso le vittime sono, come abbiamo avuto modo di constatare anche telespettatori, bambini di una dolce infanzia, catturati proprio da quelli che sono i loro sogni, le loro aspettative. Molto spesso il fenomeno si estrinseca non soltanto nelle città metropolitane, ma anche nei piccoli centri della provincia nostrana.
molto spesso questi bambini rientrano in una fascia di età dove la fragilità, l'inquietudine, la lacerazione, i sogni molto spesso sono infranti da miti negativissimi, ma non, ecco, fanno molto preda soprattutto anche a Napoli, abbiamo avuto modo di constatare i dati anche che incentiva moltissimo ed è il frutto anche dei proventi della criminalità organizzata, ma non sono soltanto ed esclusivamente bambini o bambine che si prostituiscono e che sono vittime di questo atroce sistema. Dietro questi bambini indifesi ci sono le potentissime organizzazioni criminali che non aspettano, non esitano, non attendono soltanto neanche un minuto, un secondo per poter fare lucro sul loro corpo. Lì il bambino viene considerato come un oggetto di consumo, viene considerato come un baratto. A qualunque Abbiamo visto che le zone della città sono diversificate dalla periferia al centro. L'osservatorio dell'infanzia ha stabilito delle linee guida, anche io sono stato promotore in molte scuole e ancora tutt'oggi, infatti il nostro tema di lunedì che si tratterà alla sala consiliare del comune di Sorrento sulla vittima e sulle vittime di violenza, quindi incomprese non soltanto quelle sulle donne, anche sui bambini e sul fenomeno della prostituzione minorile. Ecco, è l'occasione giusta per poter invitare. Avvocato, ecco, un convegno per parlare di violenze in genere, di violenze sui minori, di prostituzione minorile. E quanto è importante poi il senso di convegni, di parlare per poi attuare? Perché al di là di questo, i contenuti di quello che si fa nelle tavole rotonde, di quello che si fa durante i convegni, però deve assolutamente poi essere esportato nella vita reale. Certo. Perché è fondamentale. Perché credo che ci sia proprio un cortocircuito nel messaggio. Certo, lei sottolineava, io voglio andare più in fondo nella questione. Questi nostri incontri, dibattiti, questi convegni, queste manifestazioni non devono servire soltanto come puro marketing, ma devono sensibilizzare le coscienze e fare in modo che questi fenomeni che incancreniscono la nostra società abbiano la peggio. Che cosa voglio dire? Questo sta a significare innanzitutto che quando noi andiamo in tutto lo stivale, da Milano fino a Palermo, non andiamo per fare marketing o per comunicare in maniera sterile e puerile, ma dobbiamo cercare di far capire ai bambini, ai ragazzi, alle famiglie che devono, innanzitutto ci deve essere questo cordone comunicativo tra loro e i propri figli, perché molto spesso i genitori e soprattutto noi adulti siamo assenti nel interloquire con un bambino, con un adolescente. Però avvocato, chiedo scusa, a Napoli c'è un fenomeno particolare che è quello della prostituzione, dello sfruttamento soprattutto dei ragazzini e delle ragazzine che provengono da altri paesi, in particolare i paesi dell'est ma anche quelli nordafricani, quindi c'è un fenomeno anche un po' di degrado umano, di emarginazione, c'è il problema della tratta che sicuramente esiste nel Napoli, certo, nel casertano. Certo. E penso che lei da avvocato insomma ha studiato assolutamente moltissimo, molti fenomeni. In questo caso mi è capitato negli ultimi tempi, soprattutto l'anno scorso, dove ci fu una grande operazione sia della squadra inquirente, non soltanto della questura di Napoli ma di altre questure italiane, dove vi era messa in campo, si mise proprio un sodalizio criminale fatto di persone avente non regolare permesso di soggiorno, ma vi erano anche nostri concittadini nazionali, i quali avevano costruito ad arte una sorta di sodalizio fatto anche di matrimoni simulati tra extracomunitari, anche tra cittadini nazionali. È molto semplice fare questo, certo, avvocato? Certo, è molto semplice, anche perché c'è la falsificazione, si mette in atto, soprattutto le organizzazioni criminali creano un sistema così ramificato che riesce anche con le connivenze, una sorta di consorteria che c'è tra i vari apparati, addirittura anche falsificando, come lei poc'anzi menzionava, documentazione attestante. Il vulnus è questo, avvocato, è proprio l'iter burocratico, certo, mi sembra di capire. Certo, l'iter burocratico, la finalità
è quella di raggiungere questo obiettivo. Cioè figurano per... sposati, come funziona? Esatto, figurano sposati nel senso che loro, avendo creando questa simulazione di matrimoni, riescono ad ottenere la permanenza e il fatidico richiesta di permesso di soggiorno nello stato in cui risiedono. È chiaro che per coloro che poi vengono considerati rifugiati politici e coloro che invece non hanno la possibilità di permanere nello stato di accoglienza, è un ottimo escamotage questo per poter avere l'autorizzazione a risiedere, perché lei sa benissimo, molto spesso quando si ha anche il permesso di soggiorno, i cittadini che hanno il regolare permesso di soggiorno beneficiano dello Stato italiano, dei diritti e dei doveri proprio consoni di noi cittadini italiani, ma quando poi l'autorità giudiziaria riesce a venire a capo della simulazione, del raggiro, dell'artificio messo in atto da queste organizzazioni criminali spietate, e ribadisco spietate, che non danno scampo e non si fanno scrupolo delle vittime, che molto spesso sono infanti, in bambini in una tenera età, non utilizzano soltanto come paravento i genitori per questa odiosa tratta, che poi sfocia in una vera e propria riduzione in schiavitù, non soltanto dei cittadini extracomunitari. Lei poc'anzi diceva il fenomeno della prostituzione minorile è dilagante e lì le mani della criminalità organizzata sono piene, i dati sono allarmanti, all'inizio dell'anno le percentuali della criminalità organizzata imperniate in particolar modo per questo annoso e odioso, oserei definirlo, fenomeno sono quasi quadruplicate dall'inizio del gennaio, dati dell'osservatorio, dall'inizio del gennaio del 2013 sino a tutt'oggi. Molto si è fatto, molto continua, dovrà essere fatto. Innanzitutto bisogna partire dalle scuole, dall'infanzia. Chiedo scusa, prima di parlare di prevenzione, che è un aspetto fondamentale, diciamo anche come deterrente, anche la presenza della polizia, dei carabinieri. Mi riferisco ad esempio alla nostra zona, alla zona di Piazza Garibaldi, proprio il cuore di Napoli. Nonostante la presenza delle forze dell'ordine, tuttavia queste ragazzine veramente si vedono a tutte le ore del giorno e della notte, magari basta avvicinarle, basta chiederle da dove vieni, se hai il passaporto, se hai il permesso di soggiorno, chi ti ha fatto venire qui. Insomma, non credo che ci voglia veramente chissà cosa per capire cosa c'è dietro questa prostituzione, non credo che tutte lo facciano per scelta. Certo. Molto... Perché non c'è questo? Perché non c'è il controllo nonostante la presenza? Allora, la presenza... questa è una denuncia fatta proprio in maniera aperta da Armando Coppola, ma da tutti i residenti. Certo, è una denuncia, è un appello che noi facciamo a tutte le istituzioni e le forze dell'ordine. Allora, molto spesso ci è stato risposto che il controllo preventivo non riesce ad essere capillare, perché molto spesso, anche tenuto conto della spending review, della riduzione degli organici, non si riesce in maniera capillare a poter controllare quasi tutte le zone della città. Abbiamo sollecitato più volte, questo è un appello che io faccio a tutte le autorità competenti, in particolar modo anche la questura, la prefettura, che sono sempre in prima linea, è un elogio e una lode va fatta a loro con grandi sforzi, nonostante la spending review, anche la polizia municipale, dove sono presenti sicuramente, sono presenti, però purtroppo il fenomeno andrebbe sradicato dal sorgere, dall'inizio, a partire dall'antistato, che è la criminalità organizzata, perché non è possibile che un paese civile come il nostro debba avere, anche per gli stranieri che vengono nella nostra città, come bellissima come Napoli, debbono assistere a un fenomeno così odioso, invasivo, predatorio. È necessaria la denuncia, avvocato, ad esempio questa, la ragazzina, il ragazzino sfruttato deve per forza denunciare, certo. Per l'intervento legale, com'è possibile, come rivolgere? Allora, l'iter è molto semplice: quando si ha conoscenza di una notizia di reato e soprattutto si riesce icto oculi a verificare che in quel frangente si stia consumando un rapporto prostitutivo, soprattutto da parte di soggetti che sono promotori, organizzatori, la necessità e l'evidenza è l'unica strada è che ha la vittima in quel caso è di immediatamente denunciare. Devono avere il coraggio di denunciare, non essere omertosi, codardi, vigliacchi, avere il coraggio di denunciare. Qualora ciò non sia possibile, ci sono delle strutture
che sono state create dal nostro governo, che servono proprio a proteggere i minori. Un osservatorio, non soltanto le case famiglie, che la nostra città ne è piena, le comunità che accolgono questi minori vittime di questi abusi terribili e tremendi, sono in prima linea anche accanto al sottoscritto molto spesso per poter iniziare un percorso psicoriabilitativo della propria esistenza, partendo dalle radici, anche perché molto spesso si tratta, al di là che siano bambini o bambine extracomunitari, hanno un pregresso preadolescenziale terribile, fatto di, molto spesso, di droga, di tossicodipendenza, di famiglie disagiate, dedite alla prostituzione, alla criminalità organizzata, che cerchiamo, io anche di concerto con gli psicologi, gli psichiatri, gli operatori, i pedagoghi, soprattutto a capire quali siano le cause scatenanti del loro disagio. Avvocato, un altro aspetto importante è quello di punire, al di là dello sfruttatore, quindi di quello che mette sulla strada questi ragazzini, questi giovanissimi e giovanissime, anche il cliente. Se ne è parlato tanto negli ultimi tempi, potrebbe essere questo un buono strumento per prevenire il fenomeno, quantomeno arginarlo? Allora, molto spesso, certo, no, ma si è parlato anche negli anni precedenti, che se il legislatore dovesse anche punire severamente il cliente che avesse un rapporto sessuale con una minorenne. Il nostro codice prevede che la consumazione del reato proprio tra la vittima, in quel caso maggiorenne, con la minorenne, ed è un reato. È chiaro. È chiaro però che ci sono state nel corso degli anni varie scuole di pensiero. C'era una maggioritaria che prevedeva per la non punibilità del rapporto consumato con la minorenne. C'era invece un'altra parte della giurisprudenza, dell'orientamento dei giuristi, i quali reputavano invece, ecco come oggi, che debba essere, che è stato codificato e che debba essere penalmente sanzionabile. Penalmente sanzionabile significa che quando si consuma il rapporto con una minorenne non basta l'elemento volitivo psicologico del dono, dell'essere consenziente, non basta, comunque integra la condotta e va considerato reato, rapporto sessuale con minorenne. Non basta che il soggetto attivo, l'autore, dia, come sempre molto spesso anche negli interrogatori, le loro dichiarazioni: non lo sapevo, non ero a conoscenza, era consenziente, addirittura l'ultimo ricordo, non credeva che fosse minorenne. È una buttata questa. Questa è la scusa che si usa spesso, un refrain che abbiamo ascoltato anche negli ultimi anni. Non credevo che fosse minorenne, ma intanto alla fine queste persone continuano, perseverano nella loro condotta, perché non c'è forse una vera e propria azione. Certo, ci deve essere un contrasto, come lei poc'anzi menzionava, fortissimo, una prevenzione che deve partire ex ante, a monte. Io sostenevo, la mia proposta era quella di aumentare ancora maggiormente, di intensificare i centri di protezione dei minori, vittime di prostituzione, ma non solo loro, ma anche i parenti, anche i genitori, perché a mio avviso sono loro, noi adulti, che abbiamo smesso di dialogare, siamo noi gli artefici, gli autori, voglio buttare questa provocazione, responsabili di questo stato di cose, perché molto spesso questi ragazzi sono abbandonati a loro stessi, non hanno più stimoli, idee, sogni, vengono privati di qualunque emozione, non hanno più quella goliardia emotiva, quella intelligenza, quell'educazione, quell'alfabetizzazione emotiva che dovrebbe essere il corollario della loro esistenza. Da osservatore, dal suo punto di vista, quanto conta internet anche per l'adescamento e come funziona il sistema della prostituzione minorile in una regione come la Campania e una città come Napoli? Perché noi abbiamo parlato di questo fenomeno, che però assomiglia molto più al degrado, perché abbiamo sottolineato che comunque le tariffe sono bassissime, che comunque c'è dietro
dietro la mano dello sfruttatore, di questa gente che viene dall'estero, comunque da altri paesi, c'è una situazione diversa di subcultura e comunque di sfruttamento, di violenza forte. Invece poi c'è la coscienza, la consapevolezza da parte di chi attraverso questo sistema, ecco, tiene la borsa firmata piuttosto che il telefonino o la dose di cocaina. Certo. E questa è un'altra cosa. Certo, anche perché molto spesso il teorema è quello di avere i soldi facili e facendo una vita senza lavorare. Quindi dal suo osservatorio che cosa emerge? Allora emerge che molto spesso queste ragazze, questi ragazzi preferiscono non studiare, non lavorare, godersi la vita a loro dire facile, prostituendosi, vendendo il loro corpo come oggetto di consumo. E questa è una cosa abominevole, aberrante, che deve indignarci, perché la bambina e il bambino non devono essere considerati oggetto di consumo, mercimonio in questa società del consumo. Dobbiamo smetterla, finirla di considerare anche i bambini oggetto di merce, di scambio, baratto. Non lo sono, sono persone umane con il loro io che vanno rispettate, soprattutto quando sono minori. Un'ultima parentesi la facciamo per il convegno che si tiene lunedì 25 novembre. Ecco, tra i temi affrontati, quali saranno quelli particolarmente incisivi? Allora, quelli particolarmente incisivi, il convegno che invito tutti i telespettatori lunedì 25 novembre 2013 ore 9:30 presso la sala consiliare del Comune di Sorrento, dove avremo un incontro dibattito sul femminicidio e su tutte le violenze di genere, in particolar modo non solo quelle sulle donne, anche su quelle sugli uomini e anche quelle in particolar modo sui bambini, che molto spesso sono vittime inconsapevoli di questi atroci e terribili problemi. Non a caso anche la relazione di Istanbul, di Lanzarote e da ultimo il decreto legge sul femminicidio sarà l'occasione, anche di concerto con tutte le istituzioni nostrane e i bambini di tutte le scuole di ordine e grado, avremo una capacità colloquiale, dialettica, dove sarà una bellissima cosa, dove gli stessi bambini ci chiederanno, ci faranno domande e le analisi su questo atroce problema, fenomeno che oramai sta pervadendo in maniera lasciva, tangendoci da vicino. E io auspico che veramente la battaglia, la cultura oramai diventi di moda e non più la illegalità, tra cui anche questo fenomeno così cancrenoso che oramai ci attanaglia. Dal punto di vista legale cosa si potrebbe fare di più? Allora, in pochissime battute, innanzitutto aumentare l'aumento della pena edittale per questi tipi di reati, non abbandonare le vittime, cercare di aiutare anche i familiari e utilizzare una sfera di protezione massiccia anche per i familiari vittime di questo atroce problema. Creare un tavolo di concertazione, di protocollo tra istituzioni, vittime e parenti degli stessi, e soprattutto iniziare una battaglia culturale partendo da quando si è bambini, dalla scuola. Perfetto, questa è una cosa importante. Lo sportello antistalking come sta andando? Dopo allora, il nostro, lo sportello antistalking, grazie anche alla sensibilizzazione, all'informazione che voi ci state dando l'agio di poter sensibilizzare e aiutare tutti i cittadini, i più deboli, quelli gli invisibili, sta avendo un grossissimo successo, e mi auguro che i telespettatori, per qualunque loro fenomeno, problema, soprattutto, che anche maschile, che soprattutto maschile, soprattutto negli ultimi tempi sta verificandosi che la violenza non è soltanto a danno delle donne ma anche degli uomini. Non a caso da ultimo mi è capitato un problema di un mio assistito che è stato vittima di stalking da parte della sua ex, e quindi sfatiamo che significa stalking, soprattutto violenze psicologiche, insomma minaccia, ma non soltanto fare la posa, anche quella morale, quella psichica, on web, qualunque tipo di violenza perpetrata con forma reiterata, continua, perdurante, incessante a danno della vita. È chiaro, sfatiamo questa leggenda metropolitana, non è soltanto a danno delle donne ma anche degli uomini. E quindi sta avendo tanto successo. Sta avendo successo. Naturalmente il patrocinio è gratuito. Il patrocinio è gratuito anche in base alla nuova legge, e soprattutto chiunque avesse bisogno di qualunque problematica, non soltanto afferente alla
allo stalking, ma di qualunque natura, di rivolgersi immediatamente al sottoscritto e al suo sportello. L'avvocato, un'ultimissima proprio battuta, davvero per chiudere, per a sintesi di quello che ci siamo detti sulla prostituzione minorile e sulla prostituzione in generale. Il sindaco di Napoli tempo fa lanciò una proposta quasi provocatoria, quello di istituire una strada proprio destinata, una strada a luci rosse. Io credo che la strada, quella che debba essere destinata, non sia quella delle luci rosse, ma quantomeno e quanto più la battaglia dell'onestà e della cultura, dove queste povere vittime siano deputate, se non quelle a luci rosse, quantomeno anche alla vendita dei libri, a divulgare, ad essere biblioterapiche. Quindi no alla strada a luci rosse, ma sì alla biblioterapia, una strada dedicata solo ed esclusivamente alla cultura. E con queste ultime parole la puntata finisce qui. Adesso basta, torna puntuale la settimana prossima con l'avvocato Luigi Alfano. Grazie, buonasera. Arrivederci, alla buonasera. Prossima.